Salve a tutti amici, sono Mr. Delric, ben ritrovati qui sul mio canale, ben ritrovati in un nuovo episodio di XCOM 2. So che portate grandissima pazienza ragazzi con me, perché per registrare questo gioco mi trovo spesso in difficoltà, per cui vi ringrazio davvero per la pazienza che portate e perché continuate a seguirmi nonostante le difficoltà. Cosa cazzo ho premuto? Vabbè, non importa. Allora, come voi mi avete suggerito, signori, avremo bisogno molto presto di potenziarle le armi dei nostri e dei nostri soldati. Per poterlo fare però bisogna andare, se non vado errato, nel reparto sperimentale, perché prima le cose bisogna anche ricercarle. E stiamo facendo adesso i proiettili sperimentali, che fra un poco saranno pronti. Ci vogliono però un bel po' di soldi per fare le ricerche, fare queste, diciamo così, questi esperimenti. Per cui adesso andiamo immediatamente al ponte e andiamo a vedere che cosa possiamo fare per recuperare altri soldi. Abbiamo individuato il punto dal quale è decollato Big Sky. Non ci sono segni di attività. Un momento. Forse c'è qualcosa. Un segnale debole su un canale in chiaro. In quest'area. Rappresentano un rischio estremo. Dobbiamo fare di tutto. Grazie. Valen. Non abbiamo sue notizie dalla perdita del QG. Comandante, se ci sono possibilità che lei o Big Sky siano ancora vivi, dobbiamo andare laggiù. Vabbè, sì, visto che le notizie che comunque ci ha dato erano proprio succose. Vabbè, dobbiamo indagare. E io però direi anche che questo gioco non ci lascia praticamente modo di fare nulla al di fuori di quello che vuole lui. E facciamo questa benedetta indagine. Oh, allora, proiettili. Probabilità di critico più 1 e danni bonus con i colpi critici, conferendo però un più 20%, scusatemi, al critico, un più 1 e danni bonus ai colpi critici. Ok, questa è una figata. È una figata e se fosse possibile io vorrei, esatto, uscire un secondo e capire se è possibile equipaggiare i miei vari soldati con questi proiettili. Vedi che c'è il potenziamento arma, slot disponibile. No, c'è solo sto cazzo di coso. Probabilità di uccidere all'istante il tuo bersaglio aumenta del 5% a prescindere dai PV rimanenti. Ma questo lo dobbiamo dare a qualcuno di proprio così. Questo è veramente ciccioso. Allora, io punterei ad un tiratore scelto, probabilmente. Perché allora, io prenderei magari Mister di Duzu. No, perché il potenziamento arma, vedi, c'è già il mirino lui. Allora, vediamo se lo si può dare a Flavio, per esempio, che ha più senso, no? Che lui uccide in un colpo solo. Viene una merda perché è proprio brutto a vedersi, ma io lo monterei sul cecchino. Non perché mi piacciono di più i cecchini, ragazzi, attenzione. Ok, allora sì, perché ha più senso che un colpo un morto lo faccia un cecchino. Mi sembra anche abbastanza. Però 8 giorni io adesso devo aspettare che di poterlo usare. Non è stata forse la mossa più saggia di questo mondo, però vaffanculo, la storia innanzitutto. Allora, sto discorso dei proiettili, comandante, che abbiamo appena fatto, progetti completati, questi proiettili sperimentali, solo che non ho ben capito questi proiettili sperimentali come si fanno a montare. Tutte queste cose qua, vabbè, proiettili.
Talon, mamma mia, boh, alcune cose veramente non capisco. Allora, costruisci oggetti, proviamo a vedere. Oh, qua servono le riserve. Corpetto in nanoplacche, vedete che si può già fare. Le armi ancora non c'è un cavolo. Le armi ancora non c'è un cavolo. Vabbè, non ho ben capito perché. Papà sarebbe stato fiero. La ricerca sta andando avanti, qui. Vero? Per la prima volta da moltissimo tempo siamo una minaccia concreta. Sì, radioresistenza. Allora, loro lo sanno. Facciamo così. Ora dobbiamo solo ricordare agli abitanti delle colonie perché stiamo combattendo. Mio padre non no, il reparto sperimentale delle cavie da laboratorio. Dobbiamo attirare l'attenzione del popolo. Sono molto impegnato con la ricerca prioritaria, comandante. Ehi, comandante. Basta, avete rotto il cazzo, ragazzi. Cioè, dai, per cortesia. Allora, niente, non si può aggiornare un accidente finché non avremo un po' di soldi. E continuiamo a indagare. Sono sicuro che i risultati saranno intriganti anche per lei, comandante. Ok, ripetitori radio disponibili. Ma se vogliamo espandere la nostra portata e raggiungere tutti i possibili alleati, dobbiamo fare di più. Riuscendo a minimizzare le tecnologie aliene che abbiamo adattato, potremo risolvere il problema con una serie di ripetitori radio in punti strategici, bilanciare livelli di potenza. Insomma, va bene, d'accordo, miglioriamo le comunicazioni. Io adesso punterei sulle armi magnetiche a questo punto. 11 giorni. Cazzarola. Sono tanti i giorni, però dobbiamo iniziare a potenziarci. Vedo moltissime applicazioni per questa tecnologia. Le farò avere un rapporto non appena completeremo la ricerca. Allora, con più scienziati i tempi di ricerca diminuiscono, figuriamoci, caspita, ne abbiamo anche tre addirittura. Vabbè. Andiamo al ponte di comando. Forse dovremmo addestrare un altro comandante. No. Stando alle ricerche svolte insieme a Shen, ho ragione di credere che possiamo ridurre i costi legati ai dati per contattare altre regioni, costruendo ripetitori sulla nostra rete. È quello che abbiamo scoperto. Le regioni più lontane richiedono più dati. Suggerisco di costruire i ripetitori ai confini esterni della rete esistente. La resistenza ce ne sarà grata e potrebbe addirittura ricompensarci. Va bene, faremo questa cosa qua. Però dobbiamo finire questa benedetta missione. Comandante, nell'area rileviamo una serie di tracce energetiche anomale. Vedo fluttuazioni di potenza, calore intenso, attività psioniche. Tutti i segnali di un possibile conflitto. Dobbiamo muoverci subito. Comandante, sappiamo entrambi cosa ha significato Valen per la nostra operazione. Era il nostro scienziato capo, una delle nostre risorse più preziose. Col suo permesso vorrei condurre questa missione personalmente. Sono riuscito a salvarla dalle grinfie dell'Advent. Forse posso fare lo stesso con Valen. Allora, abbiamo un sacco in realtà di missioni da fare. Prima di fare questa, io vorrei recuperare un po' di soldi. Dobbiamo avviare delle ricerche. Ne abbiamo veramente troppo pochi. Per cui diamoci dentro. Ne abbiamo davvero troppe di missioni attive. Comandante, ci è giunta notizia che la resistenza ha attaccato un convoglio di rifornimenti Advent. È un'opportunità per recuperare materiali di valore, ma prima dobbiamo farlo per forza, ecco. Dobbiamo farlo per forza. Niente, ragazzi, praticamente non c'è modo di poter risolvere la questione. Bisogna per forza fare un sacco di combattimenti e non potenzieremo mai quello che dobbiamo potenziare, non me lo stanno facendo fare, per cui avviamo la missione. Avanti. Sempre vicino alla nostra. Allora, vediamo un po', vediamo un po'. Intanto via. Via questo. Che bello, sì, proiettili Talon. Qua ne abbiamo solo uno, ma neanche proiettili Dragon. Ok. Allora, via questo intanto. Ok.
Rendiamo le armature disponibili, va bene, non credo ci sia da dover fare però. E adesso rimuoviamo tutto. No, ho sbagliato, scusatemi. Rimuovi e rimuovi. Allora, adesso selezioniamo poi i soldati. Sicuramente vorrei prendere come specialista Hamad, così proviamo anche la nostra nuova arma, e a lui diamo invece della granata il medikit. Ok, poi come granatiere adesso ce l'abbiamo disponibile finalmente, abbiamo il buon Alfanio Burro e io prenderei proprio lui. Ammazza che gigante, oh. Ok, e no, la granata lì mi va bene, però per esempio... Oh, allora, vediamo un po'. Le priorità si espandono dopo aver penetrato il bersaglio causando danni interni ingenti aumentando i danni dei colpi critici. Questi proiettili infliggono danni aggiuntivi e hanno una probabilità di incendiare i bersagli. Questi sono... questo è abbastanza figo. E vorrei provare a darlo proprio a te. Vediamo come va. L'armatura in Kevlar. Questo è solamente lo Spark che ancora non abbiamo. Abbiamo bisogno di un cecchino e l'unico tiratore disponibile è il buon Mr. Diduzzo. Allora, vediamo se posso darti... Io quasi quasi addirittura penserei alla granata flashbang. No, non lo do, non la do a te. Però la granata normale mi sta bene. Adesso io ho bisogno di un ranger e direi che potremmo prendere il buon Sasso. Se non vado errato, lui dobbiamo ancora utilizzarlo, credo, no? È un soldato semplice, per cui è quello, è rimasto anche indietro, se non vado errato. No, è già stato utilizzato, probabilmente. Aspetta. Lui è caporale, soldato semplice. No, no, ragazzi, sono tutti caporale, quindi... è l'unico che è avanzato, credo, Sasso Muschioso, tra l'altro. E allora utilizziamo... eh no, lui nella missione precedente l'abbiamo utilizzata, come? Me le ricordo con le armi, dai. Allora, dai, prendiamo Sasso. Prendiamo Sasso e ti do... la granata. Ok. No, ok, va bene. Però, c'è un'arma che possiamo dare al tiratore scelto. C'è un'arma che possiamo dare al tiratore scelto. Vediamo un po'. Eccolo qua. Allora, come arma secondaria... oh! Allora, c'è la pistola dell'ombra. Io proverei a dargliela quasi quasi. Con questa ottica non ci sono più scuse per i colpi mancati. Caspita, sì. Bene, bene, bene. Dai, vediamo con questa missione come ce la caviamo. Visto che adesso abbiamo un equipaggiamento di tutto rispetto. Proviamo, ragazzi, dai. Allora, avviamo la missione. Sono curioso. Certo che però di missioni veramente bisogna farne un po' troppe. Non lasciano tempo di far qualcosa. Sì, inizia la missione. Vediamo un po'. Della resistenza hanno assaltato un treno della Advent e il nemico non è ancora riuscito a farlo ripartire. Dovrebbe trasportare materiali tecnologici di valore, quindi dobbiamo muoverci per eliminare le unità ostili in zona. Recuperate il carico che trovate. Ok, tra l'altro dobbiamo depredare un po' di cose, per cui mi va anche bene. Sperando che ci siano utili per potenziare le nostre armi. Io ho comunque bisogno di soldi, di crediti, e senza quelli c'è poco da poter fare.
Ok, siamo pronti per andare. Per scendere in missione. Ok. Siamo 5, abbiamo le coordinate del treno Advent. Prendete il controllo e eliminate il nemico. Ok, allora. Dobbiamo vedere un po'. Da che cavolo di parte? No, di qua no. Ah, ok. Ecco il treno. Bene. Allora, siamo quindi in una zona sopraelevata, che tutto sommato non mi dispiace per vedere anche dall'alto. Quindi io prenderei il cecchino. Caro il mio cecchino, ti sposterei qui in una buona protezione. Praticamente una protezione totale. State lontani da quelle torrette. Non sappiamo se sono automatizzate o attivate a distanza. Ok. Abbiamo poi questo con il suo fucilazzo a pompazza. A pompa, sasso muschioso. Allora, mio buon sasso, io ti metterei... Qui che c'è un'altra bella protezione totale. Rimarrei per il momento, visto che comunque non ci sono i turni, quindi ce la possiamo giocare un po' con calma. Mi metterei in protezione con lui completa. E con il buon Alfanio ci mettiamo dietro la roccia, protezione parziale. Ok. What the fuck? Che cazzo è sta roba? Un serpente! Abbiamo un serpente! Senza l'introduzione di DNA umano, queste creature che un tempo chiamavamo smilzi. Gli smilzi, vabbè. La loro vera forma. Ma che perché? È puramente rettiliana. Non hanno più motivo di nascondersi. Agli alieni non servono più unità da infiltrazione. Cazzo, non vedo il serpente! Brutto stronzo! Però 90. Wow, in posizione sopraelevata è una pacchia. E dico pacchia con la grossa proprio. Tu vedi solo la torretta con un misero 61 perché c'è un fucilazzo a pompa. Che soluzione del cazzo. Anche tu però poi hai il 100% di probabilità. Il problema è che gli fai dei 6-8 danni. No, potresti addirittura ammazzarlo con questa fottuta balestra. Potresti addirittura ammazzarlo. Gli facciamo fare a lui la figata, allora. Allora, signori, facciamo così. Mettiamo tutti quanti in guardia nascosta. Questa va fatta. Roger, occhi aperti. Tu hai il 90%, mi fai guardia nascosta. Tra l'altro tu hai anche i proiettili infuocati. Che cazzo è calo nell'ombra? Scusatemi, Il colpo di pistola va sempre a segno. Se il bersaglio viene ucciso, chi ha sparato entra in occultamento. Ma è bellissimo! No, diciamo che... Che tanto ho il 100% di probabilità qua di colpirlo, per cui non mi interessa. Ti facciamo guardia nascosta. Affermativo. E a te ti facciamo sparare brutalmente a questo stronzo, a questo pezzo di merda. Ma sarei potuto anche avanzare in realtà io qua con Alfanio. Vabbè, non importa. Facciamoli sparare, dovremmo poterlo far fuori, Vediamo un po'. 40% di probabilità di far critico addirittura. Vai, è un colpo singolo, poi deve ricaricare tra l'altro. Va bene, ma ci sta. Mamma mia, proprio qua in capa. Ha fatto malissimo. Uccisione confermata. Siamo visibili qui. Sì, però intanto lui muore adesso. Guarda, guarda, guarda. È morto. È morto male. La torretta decide di spararci.
sì, ma ci manca. Ci è mancato poco. Allora, adesso tu con il fucile da cecchino hai un 89% di probabilità di colpire quell'affare. E vai con il fucile di precisione. Sgangherata la torretta. Hai fatto un ottimo colpo, amico mio. Nemico a terra. Promozione ottenuta. E questo ci voleva. Che credo fosse quello più indietro. Io farei avanzare il sasso, perché dobbiamo andare a recuperare quelle cose lì possibilmente. Però siccome non so com'è la situazione. Merda di cane. Merdaccia di cane. Aggiungerei. Posso tornare su? Ho un impulso molto forte a tornare su. Vabbè, senti, proviamo a sparare a questo. Vai, prova. Mamma mia. Mamma mia. Malissimo gli ho fatto, proprio malissimo. Bersaglio a terra. Grandioso, grande sasso. No, non credo che fosse sasso questo. Aspetta, aspetta, chi cazzo era? Mister Diduzu, che è passato di grado e non ne aveva forse neanche la necessità. Potrei muovermi qui e avere maggiori probabilità di colpirli. Decisamente. Abbiamo il 69% di probabilità di colpire questo stronzo. E ci proviamo. Riuscendoci, tra l'altro, molto bene. Che ficata. Bersaglio neutralizzato. Passatemi delle munizioni. Adesso tocca a te, che dovresti ricaricare. Per cui te ne rimani anche qua a ricaricare. Però, anzi, potremmo fare un bel protocollo di sicurezza. Allora, piuttosto che caricare, in effetti io proverei a dare un po' di difesa in più a lui, che è quello che sta rischiando un attimo di più la buccia. Quindi mandiamo il nostro buon drone e gli diamo un più 20 alla difesa. Ok. Adesso posso anche ricaricare. Ficata, posso anche ricaricare. Due azioni, guarda che ficata. Ok, fighissima sta balestra. Sparo un colpo solo, ma... che male. No, avrei dovuto dare la difesa probabilmente a lui, ma mi sento un po' più tranquillo perché è una copertura completa. Lui si mette in guardia. Lui si mette in guardia e quindi potrebbe provare a sparare a noi che siamo qua. Vabbè, tu che hai il 64%, io ci provo prima con te. Vediamo di farlo fuori. Mancato, maledizione. Perché se adesso noi ci spostiamo, lui va a spararci. Per cui vorrei provare a evitare. Lui non può sparare perché non lo vede. Allora, proviamo con te che hai il 50% di probabilità. Lo colpiamo, molto bene. Guardia rimossa, ciao amico. Nemico eliminato. Munizioni finite. Ma non è vero che hai infinite munizioni. Allora, proviamo a spostarci fino a qua, raccogliamo l'oggetto che è caduto. Caricatore esteso avanzato e nucleo di Eliri, bellissimo. Due cose addirittura, ficata. E andrei a sistemarmi magari qui fin tanto che non scendono i miei amici. È l'attrezzatura che ci serve. Dobbiamo fare del nostro meglio per non distruggerla mentre conquistiamo l'area. Va bene. Allora, io lo sposterei. Posso spostarlo? Scusatemi. No, ha già sparato lui, in effetti, quindi non posso farci niente. Dove spostiamo lui? Allora, potremmo spostarlo fino a qua.
Anzi, no, lo sposto fino a qui. Bene. Ok. Attività aliena di cui non sappiamo che cazzo sia successo. Adesso lui lo sposto. E lo sposto qua sotto e poi ricarichiamo l'arma. Mi muovo. Andiamo a ricaricare, perfetto. Arma pronta. Io non vorrei neanche in realtà venire a stare qua sopra perché... Vabbè, ma sono due cazzo di... Allora, proviamo a muoverci fino a qua. O avanziamo, non so neanch'io. Se incunearmi dentro al treno... Perché ho paura che dentro potrebbe esserci qualcuno o qualcosa, per cui ci spostiamo fino a qua. Tanto, ripeto, non c'è tempo limite, per cui ci mettiamo in guardia. Sono in allerta. Allora, tu che hai il fucile a pompazza, ti mettiamo qui. Posizione confermata. E ti metti anche tu in guardia. Sono in allerta. Lui ha bisogno di ricaricare completamente, lo facciamo scendere. Fino a qua. Ci vado subito. E poi ricarica. Vai, ricarica, ricarica. Ricarica, ricarica, che si è messo... Ok. Arma pronta. Allora... Potremmo spostare anche dall'altro lato. Oppure avanziamo. Oppure avanziamo. Allora, facciamo così, che con il cecco saliamo qui in cima e ci avanza anche un'azione. Mister Diduzu. Ok. Non si vede un cazzo. E fai la guardia con pistola. Allora, io potrei provare a entrare. Non mi pare che ci sia un cavolo di niente, però. Proviamo a entrare, dai. No, dentro al treno non c'è un cazzo di niente. Dov'è il nostro amico? Eccolo qua. Potremmo provare ad avanzare fino a qui? Mi muovo verso le coordinate. Ma mi pare che non ci sia un cazzo di nessuno. Cosa dite? Vengo fuori? Vengo fino a qua? Questo è mezzo nascondiglio. Questo anche è mezzo nascondiglio. Dai, vengo qua. Mi muovo verso le coordinate. E non c'è nessuno. Boh. Ma che cazzo vuol dire? Allora. Solo che li sto separando e a me questa cosa non piace. Allora piuttosto li lascio insieme. Lo porto di qua. Di nuovo verso le coordinate. Lo lascio di qua e ti metto in guardia. Sto di guardia. Tu anche ti metto in guardia. Sono in allerta. Il nemico si muove.
Lo stiamo sentendo. Abbiamo capito che è da queste parti. Ok. Allora, visto che non abbiamo... cioè, praticamente abbiamo tutto il tempo del mondo, io voglio riportare tutti dallo stesso lato. Perché scatto. Non mi fido. Facciamo così. Lui... io cercherò le coperture sempre un po' più fighe. Mi avvicino alle coordinate. Ti metto qua. E ti metto in guardia. Mi tengo pronto. Allora, il cecchino, lui il cecchino, lo... tanto non ci sono coperture là in alto, per cui tanto sto vale andando. Che ti porto giù. Vai mister, di Duzu. E mi fai la guardia con la pistola. D'accordo. Allora, te. Che cazzo facciamo? Ti porto qua che c'è una buona copertura. E vediamo come va. Ordine ti metto ricevuto. Qua in guardia anche a te. Oh cazzo. Oh cazzo. Beh, ti metto in guardia però. No, non so se si è messo in guardia, ma... Dai. Mancato, puttanaccia la miseria. Mancato. Questa è una brutta cosa. Allora, cosa vogliamo fare? Facciamo un cazzo. Facciamo che potrei sparare una bella granata a questi due. No, non li becco tutti e due. Sì, li becco tutti e due e elimino. Granata lanciata. Ok, anche il masso che sta lì. Vediamo un po'. Perfetto. Il problema è che deve essere finito la nostra... esatto, il nostro turno. Peccato. Che cazzo di merda è sta cosa? Mi serve un kit medico. Che schifo. Vabbè, mancato. Mi cazzo. Sparando. Questo è pesante, eh. Grande, beccalo. Fottuto stronzo, fottuto. Il problema è che lì abbiamo un cazzo di serpente avvinghiato a noi, che mantiene la stretta. E adesso noi come cazzo ce la risolviamo? Allora, avanziamo. Mi sto muovendo. Vediamo cosa riusciamo a combinare. 34-50%. Oppure potremmo lanciare una granata di queste. E becchiamo tutti. Flashback. Vediamo, dai. Almeno li teniamo fermi per questo turno. Disorientamento. L'ha mollato. Adesso che l'hai mollato, amico mio, ti sparo in faccia. Come hai fatto a non colpirlo bene da quella distanza? Fammi capire. Cioè, ancora. No, con il fucile di precisione, aspetta. Ho il 60% di colpirlo con il fucile di precisione. Cazzo, io speravo di poterlo ammazzare a quella distanza, in realtà. E l'hai a cagare. Non va bene. Allora. Allora, proviamo a curare il nostro amico.
con il Gremlin. Gremlin, azione medica. Ok. Adesso se abbiamo ancora, esatto, abbiamo un protocollo di supporto, io gli darei a lui della difesa, visto che non ce l'ha e non lo possiamo muovere. Più 20 alla difesa. Un punto ferita perché è in fiamme. Cazzo, peccato che non gliene ho fatti due. Mi ha mancato a quella distanza, complimentoni. Tutto qui. Beh, ma d'altronde è disorientato. Vediamo se anche lui manca. Manca. Eccezionale. Un po' anche la difesa sarà stato, ma una buona botta di culo c'è stata. Grandioso. Allora, adesso, visto che tanto lui morirà comunque male, dove mi posso mettere? Allora, guarda, mi metto qua. Mi avvicino alle coordinate. E sparerò a questo. In faccia, questa volta è stato proprio in faccia, l'ho visto chiaramente, l'abbiamo visto tutti. Ok. Nemico distrutto. Di questo passo finisco a secco. Lui è ancora in fiamme. Io ho più di avanzare, non è che posso fare molto. Posizione confermata. E comunque non vedo il nemico, per cui l'unica cosa che posso fare è mettermi in guardia. Vediamo se riesco a... sì, lo facciamo. Ma sì, facciamo questa figata. Un po' di punti esperienza. Vaffanculo. Bersaglio neutralizzato. Maena sono 5, stato confermato. Tutti i nemici eliminati e area libera. Beh, ce li siamo portati a casa tutti. Missione compiuta. Valutazione eccellente. Stupendo, molto bene, ragazzi. Non è stata semplice. Questi coglionazzi qua che addirittura ti afferrano con la lingua e ti portano. Guarda che cosa non ha fatto Burro. Guarda cosa non ha fatto Burro. Guarda, sono proprio contento. È andata proprio bene. Sono veramente euforico. Bene, ragazzi, è andata proprio bene. Ok, rientro alla base, solito, vediamo, perché adesso Alfanio come sempre è ferito gravemente, lui torna ad ogni missione che è ferito, sto scavezzacollo, però d'altronde dai, sono 10 giorni. Gli alieni l'hanno pagata. Ottimo, comandante. È andata veramente molto bene e posso promuovere tutti. A parte, vabbè, il povero Massoud, ma insomma, promuoviamo. Demolizione. Scateno una raffica di proiettili al riparo del bersaglio, danneggiandolo o distruggendolo. Non infligge danni al bersaglio. Soppressione. Genera un fuoco di sbarramento che blocca un bersaglio sul posto, garantendo un attacco di reazione se si muove e imponendo una penalità di meno 50 alla sua mira. Questo per esempio è piuttosto buono e io preferisco questa soppressione. Vai. Prendiamo questo. Ok. Continua. Abbiamo il buon caporale. Adesso che è diventato, cioè che è diventato sergente. Anche lui diventerà sergente. Adesso vediamo un attimo. Centro perfetto. Spara un colpo con una piccola penalità alla mira, infliggendo molti più danni. Oppure in mani fulmine, spara con la pistola al bersaglio. Questo attacco non costa un'azione. Cazzo però. Questo non è male, questi mani fulmine, che non costa un'azione. È un attacco in più praticamente ogni volta. Andiamo con le mani fulmine. Andiamo con le mani fulmine. È sempre un attacco in più comunque, Buono. Ok, e poi sasso muschioso.
Fantasma o maestria con la spada? Allora, se non sbaglio, questo soldato rimane nascosto. L'abbiamo già fatto. Tutti gli attacchi con la spada, con la 2 infliggono più 2. No, con la spada infliggono più 2 danni aggiuntivi e più 10 la mira aggiuntiva. Potrebbe essere da dover fare questo, anche se io fantasma lo continuo a preferire. E infatti credo che continuerò a prendere fantasma in ogni caso, perché non uso molto gli attacchi con la spada. Ok, continuiamo. Abbiamo recuperato anche un caricatore esteso, aumentando le dimensioni del caricatore di 2. Questo per esempio potrebbe essere molto utile su... per esempio sui demolitori che non hanno molti colpi. Autopsia della vipera. Ok, abbiamo fatto le varie autopsie, analisi delle torrette anche, perfetto. È andata bene, ragazzi. Allora, io mi fermo qua, ragazzi, con il video. Abbiamo delle riserve adesso, finalmente, quindi potremo fare degli sviluppi che però faremo nel prossimo episodio. Ragazzi, io come sempre vi chiedo un pollicino in su per supportarmi e per supportare la serie e il canale, ragazzi. Un commentino, mi raccomando, che ci sta sempre. E noi ci vediamo come sempre a un prossimo video. State in campana, alla prossima. Ciao ciao!